veda, l'abbia vista, venga alla casa del pronto del soccorso alpino a Temù e dia le informazioni, perché qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, potrebbe essere la cosa che serve a trovarla, quindi vi prego. Sì, qualunque segnalazione abbiate, anche soltanto se l'avete vista in Instagram, per favore ditecelo, perché potrebbe davvero servire pochissimo per individuare la ricerca della dimensione giusta. Però, and the winner is Candida Morvillo. Ma sai, mi sembra che la notizia di oggi rispetto alla richiesta del pubblico ministero sia molto chiara. Cioè, il pubblico ministero ritiene che Mirto e le due ragazze sono colpevoli allo stesso modo, chiede l'ergastolo per tutti e tre e quindi riconosce pienamente, accoglie pienamente quella che era la perizia dell'accusa del dottor Filippetti, che riconosceva i tre come incapaci di intendere, di volere prima, durante e dopo il delitto. Che cosa significa? Che io credo all'odio che le figlie sicuramente avevano verso la madre, ma non a quel tipo di odio che può avere a un certo punto, in una certa fase della sua vita, un ragazzo che si sente frustrato perché non riesce a rispondere alle aspettative dei genitori. Cioè, queste ragazze non sono capaci di provare sentimenti empatici, sono capaci soltanto di egoismo e soprattutto le aspettative della madre mi sembra che fossero ben riposte, non era una di quelle madri, cioè fossero giustificate, non era una di quelle madri che pretende che chissà i figli cosa facciano al di là delle loro capacità, era una madre che aveva un lavoro, aveva fatto tutto per bene, la vigilessa, l'imprenditrice, cosa chiedeva? Che queste figlie banalmente imparassero anche loro a così a trovare un lavoro, un lavoretto, invece loro volevano proprio solo spendere i soldi, comprare la macchina, vivere alle spalle della madre, quindi giustamente la madre cercava di dare loro un'educazione. Certo. Questo fa sì che le pone proprio al di fuori, cioè veramente le colloca in qualche modo al di là della linea del male, cioè non l'odio che provavano per la madre era... Non poteva un odio indotto forse dai no, non dalla mancanza della famosa carezza prima, certo, di addormentarsi, no, ma dai no che era costretta a dire.